Vediamo come si utilizza il software Screencast-O-Matic. Entriamo nel loro sito internet, ricordando che il software non è da scaricare, per cui è online. Clicchiamo sul Start Recording. Il software funziona come un applet Java, per cui potrebbe chiedervi di consentire l'utilizzo della vostra piattaforma Java, che deve essere installata sul vostro computer. Io ho cliccato Consenti, il software è stato avviato, si apre una nuova finestra, cliccando su quest'area di lavoro e tenendo premuto potete spostare la finestra, vediamo di applicare una registrazione video, per esempio, a come utilizzare questo software di videoscrittura. Adattato la finestra di registrazione all'area che mi interessa registrare, oppure possiamo salvare il video o applicare delle finestre predefinite, tipo 640, Full HD, full screen, che vuol dire tutto il video, e dopodiché, se vogliamo registrare anche l'audio, dovremo selezionare, per esempio, un microfono integrato. A questo punto verifichiamo il sistema audio se funziona correttamente. Clicchiamo su OK. Se volessimo registrare in contemporanea anche la webcam, dovremmo cliccare sulla webcam. Dopodiché siamo pronti a registrare. Clicchiamo su Start Recording. Parte la registrazione al Go, adesso stiamo registrando il nostro video. Se volessimo fermare in pausa la registrazione, clicchiamo su pausa, altrimenti se abbiamo concluso il video, clicchiamo su Done. Quest'area rossa evidenzia l'area di registrazione del vostro monitor. Clicchiamo su Done, appare una nuova finestra. In quest'area vedete la preview del video. Potete saltare dei pezzi e andare a vedere. Poi, se vi serve pubblicarlo direttamente sul server Screencast-O-Matic, potete farlo da qui oppure su YouTube. Altrimenti potete salvare il vostro video in un formato. Clicchiamo, per esempio, ci sono il formato MP4, AVI, Flash e GIF. Proviamo a scegliere quanto deve essere grande il nostro video, full size, HD size, oppure creiamo una nostra dimensione, per esempio 640 pixel, update display. Vediamo che il video viene rimpicciolito. Possiamo applicare delle note, per esempio. Al punto, possiamo dire al punto 10 secondi. Add, è stata applicata una nota al decimo secondo. Salviamo il video. Partirà la elaborazione del video. Questo tempo dipende da quanto ci mette e quanto è grande il file. Possiamo rivedere il nostro video. Qui vedete che appare la nota. E qui invece nella versione non gratuita appare questa piccola pubblicità. E con questo torniamo indietro e abbiamo concluso il nostro
viaggio con Screencast-O-Matic.